Padre Graziano torna sui social e lo fa con un selfie che lo ritrae con una t-shirt bianca proprio nella camera del convento in cui si trova gli arresti domiciliari. Nonostante il parere avverso dei suoi legali che gli avevano sconsigliato l'utilizzo di Facebook dopo che qualche mese fa il frate aveva postato un video sul dittatore congolese, il religioso ha comunque deciso di aggiornare la sua pagina del social network, pubblicando alcune fotografie, un selfie, un'immagine di una bambina ed infine le copertine di due libri. Ciao Don Camillo di Giovannino Guareschi e il Vangelo nell'edizione francese. Andare sui social non è certamente reato, non è certamente una condotta riprovevole, altrimenti in Italia e nel mondo, insomma, dovrebbero invertirsi le posizioni di coloro che devono essere detenuti rispetto a coloro che devono essere in libertà. Certamente noi difensori abbiamo più volte ribadito a Padre Graziano di astenersi da queste manifestazioni, ma più che altro per rispetto della Corte, per rispetto di tutte le parti coinvolte nella vicenda. Intanto la difesa ha presentato un'istanza per richiedere la libertà di padre Graziano, accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia. A decidere sul destino del frate sarà la stessa corte d'assise, davanti alla quale si svolge il processo che vede il religioso come unico imputato. La Corte d'Assise noi chiediamo che venga consentita la libertà e quindi anche con limitazioni territoriali, però agire nell'ambito della città di Roma in maniera più tranquilla. Ripeto, quando lui ha avuto la possibilità di allontanarsi dal territorio nazionale, non lo ha fatto e non lo ha fatto proprio per voler difendere le proprie ragioni in sede processuale. Una persona che ha qualche cosa da nascondere, specialmente in ipotesi di reato così gravi e con i rischi di subire condanne pesantissime, avendone la possibilità, sicuramente ne avrebbe approfittato. Padre Graziano, dopo mesi di silenzio, intanto è tornato a parlare. Nel corso delle ultime due interviste televisive, ha puntato nuovamente il dito contro il marito della donna scomparsa. Mirko, quel primo maggio era con Padre Graziano e dirò di più, in alcuni momenti la persona più vicina al cellulare di Guerrina era proprio Mirko. Il rapporto che c'è fra i tre telefoni, quello in uso a Padre Graziano, quello in uso a Mirko e quello in uso a Guerrina, presentano questa caratteristica, che il telefono più vicino a quello di Guerrina è proprio quello di Mirko.